È una situazione annosa ormai, quella del conflitto su quelle terre. Sembra uno spiraglio positivo. Tu come lo interpreti e secondo te anche qua quali scenari dobbiamo aspettarci? Ma io temo che questo annunziato e peraltro parziale ritiro delle truppe degli Emirati Arabi Uniti, sì, certo, diciamo è meglio che niente, ma è poco più che niente, perché vorrei ricordare questo, che pochi giorni dopo il viaggio di Papa Francesco negli Emirati si svolse proprio negli Emirati una grande fiera degli armamenti e gli Emirati fecero una scorpacciata di armi, soprattutto di provenienza inglese e americana. E nello stesso tempo Amnesty International pubblicò un rapporto che denunciava come gli Emirati Arabi Uniti fornissero queste stesse armi a delle milizie irregolari che nello Yemen commettevano atrocità e crimini di guerra nei confronti dei civili. Quindi nello Yemen non c'è necessità che ci sia esattamente l'esercito per vedere incancrenirsi ulteriormente una situazione già drammatica. È chiaro che comunque sono ben altri gli interlocutori principali della carneficina yemenita, l'Arabia Saudita in primo luogo, poi naturalmente anche l'Iran che dietro le quinte appoggia i ribelli Houthi. Ecco, questi sono gli Emirati, possono ritirare l'esercito e tenere le milizie, non è che cambi molto onestamente.